si deve ad una iniziativa culturale di Italia Nostra la mostra sul distretto minerario di Raibl delle cave del Predil, nel comune di Tarvisio, in provincia di Udine, allestita alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste. Il progetto, denominato Distretti Costieri e Distretti Minerari Dismessi tra il Baltico e il Friuli Venezia Giulia, intende diffondere la conoscenza di questi patrimoni, espressione di una storia sociale e commerciale che ha caratterizzato l'area in questione del Nord-Est nei suoi rapporti con la zona orientale dell'Europa. La miniera e il paese minerario di Cave del Predil si trovano lungo la valle di Rio del Lago, in prossimità del passo omonimo, a 900 metri di altitudine, in un interessante contesto naturale. Il giacimento minerario, uno dei più importanti in Europa per l'estrazione del piombo e dello zinco, fu scavato già in tempi lontanissimi, ma i dati storici sul suo iniziale sfruttamento risalgono all'inizio del XIV secolo. Il nome originale di Raibl deriva da un certo Osvaldo Raibl, proprietario di beni nella zona, di cui si trova menzione in un documento della metà del 400. La miniera fu sfruttata e ampliata nel tempo, al punto che le gallerie, fin sotto al centro abitato, superarono i 100 km di lunghezza a ben 30 diversi livelli. Tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, l'attività mineraria raggiunse il massimo splendore, tanto che negli anni 70 poteva vantare una produzione di 570.000 tonnellate annue. Il lavoro dei minatori era soggetto a frequenti incidenti e nel 1910 il paese fu funestato da una terribile frana interna alla miniera che provocò la morte di 7 persone. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la miniera con tutto il Tarvisiano passò all'Italia, che nel 1923 la concesse in sfruttamento alla società anonima Miniere Cave del Predil. Malgrado fosse divenuta una delle maggiori aziende industriali del Friuli Venezia Giulia nella produzione di piombo e zinco, nel 1991 congiunture economiche sfavorevoli portarono alla decisione di chiuderla. Il paese di minatori, costituitosi ai piedi della miniera, si organizzò e modernizzò con abitazioni, scuole, chiese ed ospedale, arrivando a contare oltre 2.000 abitanti. Oggi il paese di Cave del Predil, all'interno del Parco Internazionale Geominerario omonimo, è ancora abitato da ex minatori, circa 400 persone, e vive una fase di rinnovamento e valorizzazione dal momento che la miniera dismessa è diventata meta culturale turistica di un certo interesse.